Ciao, ti piace andare in giro a fare video con la tua reflex, ma non ti piacciono le vibrazioni che si verificano durante i movimenti che fai? Bene, questo video potrebbe fare per te. Oggi ti parlerò di come rendere più fluido un video girato manualmente, limitando al minimo le vibrazioni, per mezzo di uno strumento molto semplice ed economico, la cosiddetta Steadicam. In questo video parlerò del mio ultimo acquisto, la YouFlyCam. Ma prima di tutto vediamo l'unboxing. Bene, una volta effettuato l'unboxing possiamo iniziare ad assemblare tutto. Per prima cosa ci procuriamo la placca dove monteremo la macchina fotografica. In dotazione danno anche una specie di cacciavitino di plastica, quindi basterà tirare la levetta, dopodiché sollevare, poi col cacciavitino svitare questa vite per avvitarla nella parte bassa della macchina fotografica, della reflex. Una volta avvitata la base alla reflex, possiamo procedere col bilanciamento. Il bilanciamento si effettua con una semplice matita e poggiando sopra la matita la reflex. Dopodiché, ovviamente, si cerca il punto di equilibrio, si segna con un'altra matita. Una volta segnato il centro di equilibrio nella base, possiamo inserire la base nella Steadicam. Farla scorrere fino a dove abbiamo messo la tacca e bloccarla con la vite.
Bene, una volta agganciata, quello che resta da fare è da regolare i pesi in maniera tale da bilanciare e tenerla equilibrata. In questo caso la portiamo un po' più indietro. Ok. Bene. In questa maniera si potrà muovere la videocamera senza grandi vibrazioni. Ci vuole molta pratica però. Bene, questo è tutto, spero che questo video ti sia piaciuto, spero che ti voglia iscrivere al mio canale di YouTube, cliccare mi piace su questo video e andare a visitare la mia pagina su Facebook, Un Microstalker in Thailandia. Ciao!